E sappiate sempre nella vostra vita da che parte stare, tesoro. E il male non vince mai, ragazzi. Lo dimostra il fatto che dopo 16 anni siamo qui con i vostri pensieri, quindi il male non ha vinto, qualcosa abbiamo trasmesso. Grazie ragazzi. Si commuove Alma, la vedova di Emanuele Petri, parlando con uno studente di Castiglion Fiorentino che ha appena dedicato un ricordo alla memoria del sovrintendente capo della polizia ferroviaria Emanuele Petri, ferito a morte nel conflitto a fuoco tra la polizia e le Brigate Rosse. La sparatoria avvenne sul treno regionale Roma-Firenze il 2 marzo di 16 anni fa. Il convoglio si fermò a Castiglion Fiorentino. Con Petri c'erano i colleghi Bruno Fortunato, che rispose al fuoco e rimase ferito, e Giovanni Di Fronzo. Nel conflitto rimase ucciso Mario Galesi, esponente di spicco delle nuove BR. Assieme a lui viaggiava Nadia Desdemona Lioce, che venne arrestata. E così, da questa tragica vicenda che costò la vita ad un marito e ad un padre, lo Stato italiano riuscì a smantellare le cellule dei nuovi brigatisti. A quella stazione tutti gli anni il ricordo di Petri è forte, e il messaggio che rimane dopo il dolore è per le giovani generazioni. È tutti i giorni rivivere il 2 marzo, assolutamente, perché la mancanza fisica è quella che si sente di più, però poi dopo penso ai ragazzi e allora mi faccio forza e vado avanti. Le parole, ma soprattutto l'esempio, ma l'esempio di vita quotidiana, cioè nel quotidiano, non è fare sicuramente qualcosa di eccezionale, però nel quotidiano il rispetto è la prima cosa.